Buonasera a tutti, come va? Spero bene. Eh già, dopo la vittoria del sì al referendum, il vostro umore è alle stelle, tant'è che avete offeso e preso in giro quelli che come me hanno votato per il no, come se aveste vinto la Coppa UEFA, senza capire però che il danno lo avete fatto a voi stessi, brutti coglioni che non siete altro. Avete festeggiato? E per cosa? Li guadagnerete voi i soldi che lo Stato risparmierà? Lo Stato vi regalerà una villa oppure una Ferrari? No. La realtà è che voi siete degli ignoranti, perché non avete capito l'obiettivo di questi parlamentari schiavi del potere occulto. Sono anni che quelli che voi reputate dei complottisti vi parlano di nuovo ordine mondiale e globalizzazione. E con l'allineamento dell'Italia, nazione storica e di potere, il progetto di Licio Gelli, fondatore e gran maestro della loggia massonica P2, assieme al Deep State, si fortificherà ancora di più. Ma voi non ci arrivate. Dormite dinanzi a leggi che approvano a nostra insaputa, tipo quella per difendere chi stupra i bambini non potendoli definire più pedofili, bensì malati. Però allo stesso tempo chi è che subisce un abuso e torna a casa con dei traumi sono i vostri figli. E voi genitori cosa fate? Dormite e applaudite gli uomini di governo. Ora, con questo taglio dei parlamentari, vi dico ciò che potrà accadere. Con meno seggi a disposizione, regioni come l'Umbria e la Basilicata subiranno un taglio del 57% circa dei seggi. Il pericolo però è che in queste realtà potrebbero essere eletti rappresentanti di una sola coalizione, con ricadute anche sulla composizione delle maggioranze alle Camere. Meno parlamentari per noi sostenitori del no significa lasciare in mano ai leader dei partiti maggior potere e controllo sui pochi eletti. E non è affatto un bene, dato che la nostra vita la metteremo nelle mani di più poche persone. E sapete cosa significa tutto ciò? Più dittatura. Ed è la storia ad insegnarcelo. Ma voi purtroppo ancora credete che bisognava dimezzare i parlamentari per non consentirgli più di rubare, quando in realtà i partiti politici che millantano di tenere a noi cittadini e soprattutto alla nostra nazione avrebbero potuto semplicemente far dare le dimissioni ai parlamentari che non si sono mai presentati al lavoro in cambio di uno stipendio non meritato. Ma voi non ci arrivate. Siete lobotomizzati, vi lasciate affascinare dalle porcate di questi ciarlatani, per non parlare poi dei messaggi offensivi ricevuti in privato, addirittura fotografie dei propri organi genitali come se poi la sconfitta l'avessi ricevuta io. Ignoranti, tutti noi abbiamo perso. La sconfitta è collettiva e ve ne accorgerete nei prossimi anni, quando tutti noi verremo ridotti alla fame. E dopo che cosa farete? Scenderete in strada per depredare i supermercati? Chiederete aiuto alle associazioni per farvi portare da mangiare? Chiederete i bonus vacanza allo Stato italiano? E non vi vergognate? A chi avete votato alle regionali? Io non ho votato a nessuno, anzi, ho scritto sulla scheda elettorale una frase meravigliosa. Voi campani invece, miei compaesani, a chi avete rivotato? Allo sceriffo? Ascoltate queste sue parole. Riguardo il Covid, io credo che siamo di fronte ad una sottovalutazione drammatica della situazione dell'Italia. Vedo una distrazione generale, vedo un rilassamento generale. Vorrei dire in maniera forte e chiara che l'ondata di ripresa dell'epidemia è già presente in Italia, forse non lo abbiamo capito, e che è già diventata necessaria una linea di nuovo rigore e di nuovo controllo anche su comportamenti non responsabili. Abbiamo intorno a noi paesi che già registrano migliaia di contagi. Sarebbe davvero irresponsabile non capire che siamo già nella seconda ondata di epidemia. E siccome la Campania è la Campania, come ci siamo ripetuti, e siccome avendo aperto tutto in Italia, le frontiere, la mobilità interregionale, l'economia, la Campania è una regione espostissima, perché siamo la regione con la più alta intensità abitativa d'Italia, credo che dalla Campania vediamo prima e con più chiarezza l'emergere di questa nuova ondata di epidemia. Quindi mi auguro che ad horas ci fermiamo, riflettiamo e prendiamo decisioni conseguenti, superando il clima di rilassamento
purtroppo irresponsabilmente diffusosi nel nostro paese. Questo ancora parla di comportamento irresponsabile quando la gente per salutarti scappa sui grattacieli e ti chiama al cellulare. Questo dopo tutte le boiate raccontate dal suo collega incapace Luca Zaia sul famoso TSO, sui morti dichiarati vittime per Covid ma deceduti per altre patologie, ancora prova a terrorizzare il popolo. L'avete rivotato voi a questo pagliaccio. E adesso, per ringraziarvi, oltre a farvi rimettere la mascherina tutto il giorno, vi chiuderà nel c***o di casa vostra a farvi fare la fame, portandovi allo sfinimento e recando danni ai vostri animi. Ma per ordine di chi? Ve lo siete mai chiesto? Voi ancora credete che questo discute, decide, comanda? Questo deve fare solo ciò che gli ordinano quelli del 30° grado. Ma voi volete scettare su, sì o no? E cosa vogliamo dire sul video che sta circolando sui social della presunta truffa dei voti inerente alle matite cancellabili? L'hanno definito un complotto. Siamo sicuri? La vedete questa chiavetta USB? L'ho trovato nella mia cassetta postale con un bigliettino scritto da non so chi. Me ne sono accorto perché ho dovuto aprire la cassetta postale per ritirare le bollette e i volantini delle offerte dei supermercati, se no neanche ci avrei fatto caso. Di sicuro me lo avrà messo qualcuno o qualcuna del mio quartiere che mi conosce ma che vuole rimanere anonimo. E ci credo, perché ciò che adesso vi mostro non solo è pericoloso per lui o per lei, ma è addirittura scandaloso per tutti quanti noi. Allo schifo non c'è mai fine. E questi luridi non si fermano davanti a nulla. Le matite non erano indelebili, come ci hanno sempre detto. Sono cancellabili e per questo motivo possiamo dedurre che quasi tutti i voti siano stati boicottati. Ci hanno sempre detto che, a differenza delle penne, tali matite indelebili non avrebbero lasciato segni sulla scheda di sotto. Invece, come possiamo verificare da questa immagine, il segno è rimasto. E a questo punto mi pongo un quesito. L'hanno fatto solo quest'anno o anche negli anni precedenti? Questo chiaramente oggi non possiamo saperlo. Ma posso darvi una soluzione su cosa fare tutti noi che abbiamo votato per il no. La legge prevede che in casi come questi possiamo richiedere una petizione con tanto di dati personali e firme autentiche per poter richiedere 1. La verifica di tutti i voti in Italia raggiungendo il 10% di firme dei voti totali. Ad esempio, il sì pare abbia riscosso circa 17.170.000 consensi. Con il 10%, ovvero 171.700 firme, potremmo richiedere la verifica di tutti i voti e capire se i seggi sono stati compromessi. 2. La richiesta di un nuovo referendum costituzionale raggiungendo le 500.000 firme. Chiaramente, e questo dovete saperlo, se riuscissimo a raggiungere tale numero, sarà il Parlamento a decidere se accettare o bocciare la nostra richiesta. Per me vale la pena tentare, perché non possiamo accettare che questi si prendano gioco di noi trattandoci come dei perfetti imbecilli. Dicono che il popolo è sovrano. Ma sovrano di cosa? Noi dobbiamo far capire a questi politici che non ci fidiamo più di loro. Non ci fidiamo più della politica, ma soprattutto dei politicanti come Di Maio, che dopo la vittoria del sì ha festeggiato come se il merito fosse stato suo. Ma se il Movimento 5 Stelle è uscito sconfitto quasi da tutte le regioni, come fa Di Maio a festeggiare dopo tale figuraccia? Il Movimento 5 Stelle, a mio parere, deve solo ringraziare la finta opposizione, perché è grazie a lei che i cittadini hanno votato per il sì. E secondo il mio punto di vista, è stato fatto di proposito per non far saltare il Movimento 5 Stelle e il governo. Ma nonostante tutto, noi dobbiamo dimostrare a questi pagliacci che siamo in grado di sfiduciare l'intero sistema politico. Perché se non lo facciamo, sarà per noi un futuro catastrofico. Questi pazzi devono essere fermati. Devono essere fermati. È chiaro? Quindi riflettiamo, studiamo una strategia e mandiamo a casa questa gente. Ma soprattutto non fidiamoci più dei partiti di destra e di sinistra. Perché ve lo ribadisco, sono due facce della stessa medaglia. Arrivederci a tutti.